Ragazzi, buongiorno. E con questo buongiorno, siccome questo canale, questi contenuti di Gran Turismo mi stanno dando grandissima soddisfazione, perché si sta formando questa piccola comunità di gente che mi segue, mi fa piacere, mi diverte. Quindi un passettino alla volta, tentiamo un po' per ridere, ormai avete capito che io comunque cerco sempre anche di tenere l'ambito sulla risata, sulle sparare cavolate e sul rompere i coglioni alla gente che guida di merda. Ma vi ho fatto una sorpresa solo per voi, iscritti al mio canale. Ragazzi, una sciccheria incredibile ci accompagnerà da qua in avanti. Siete pronti? Prima di farvi vedere la sciccheria, so che qualcuno apprezzerà e qualcuno non apprezzerà. Di base mi faceva veramente ghignare l'idea di prendere questa cosa. E ieri sappiate che nel provarla per la prima volta ho abbassato finalmente il mio tempo sul giro dal 57 al 56,6. Quindi, bah, un'informazione tira l'altra, un indizio tira l'altro. Dai, siete pronti? Vi ho fatto attendere abbastanza. Ragazzi, i guantini da gaming per giocare con il volante. Da un lato, una puttanata pazzesca che mi faceva veramente ridere. Dall'altro, nelle lunghe sessioni di giuoco, c'è da dire che coadiuvano sudore, mani, volante scivola, non riesce a essere preciso in traiettoria. Ragazzi, ma che sciccheria, eh? Massima qualità per voi, ragazzi. Andiamo! Che tra l'altro voleva essere per i 100 iscritti, ma a 100 non ci siamo ancora. A 100 iscritti non so cosa fare, magari non faccio un cazzo. Intanto godiamoci questa sciccheria del guantino. E adesso dai, andiamo a fare qualche gara e a prendere qualche deflagrata nel culo da qualche stronzo che ha voglia di rompere le palle. Tic! E tec! Eccomi! La sparco su Amazon. Tec! Ovviamente, ragazzi, potete serenamente capire che me li sono pagati io. Non sono pubblicizzato dalla Sparco. Ah, quando smetterò di sparare stronzate? Ai ai ai. Oh, dai, andiamo a fare due giri. Ai ai ai, ragazzi. Minchia, me li ha messi tutti dentro. Allora, mi ha messo dentro NX Mod Transalpino Covid-19 che. Mi ha messo Kanghi 1980, che è colui il quale prima mi ha scritto che di ogni. Non so neanche il perché, dopo proverò a guardare. Non ne capisco i motivi, o almeno non mi sembrava. Ah, c'è anche DAV 690 lì, sti cazzi. Ah, ma niente, oggi ignari, questa gara mi fanno deflagrare adesso, sappiatelo. Questa gara sarà quella che mi manderà in bestia il fegato in ogni modo. Ah, si salutano tutti tra di loro. Teste di cazzo. Andrea Gallizioli ho incontrato spesso e volentieri, ma mi sembra di averci sempre fatto gare tranquille. Mi pare, però sai. Ok, vediamo se riesco a star calmo. Raramente, Gnari, quando mi dico così, poi riesco a mantenere i propositi, molto raramente. Thank you.
faccio sempre quel doppio movimento lì di figa che mi... che sicuramente mi fa perdere un sacco di tempo. È che non riesco a capire bene dove staccare lì. Dopo una settimana ancora sono decisamente in crisi su... Guarda sti due pirla che si sono lanciati. Scusate se sto zitto in anima, sono decisamente in crisi mistica. Cioè sono in un sandwich transalpino. Ho sbagliato anche la curva, adesso mi passa giustamente. Perché lo vedevo bello veloce, quindi Jopal passa pure serenamente. E cerco di starti dietro. Il transalpino comincia a tirare le sportellate anche al suo compare.
figa se viaggia al GTR, gnari. Mi ha frenato in linea apposta quel cane. Che nervoso lui, che figa. Posti per passare adesso, gnari, ce ne sono davvero pochi, eh. E lui è straveloce in rettilineo. Sì, io posso prenderlo un po' sul misto, ma... No, stupido Marco, stupido, stupido, stupido Marco, stupido. Stupido Marco, stupido, stupido. Problemi ti fai, non sei scemo. Ah, peccato ragazzi. Peccato, 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 ragazzi. Peccato, peccato, peccato. Ragazzi, ci ho provato, esagerato. Asino, asino, asino.